In questo particolare periodo, difficile per il mondo, dove tutti sembriamo smarriti e in preda alla disperazione, fermati, non disperare. Cambia prospettiva, guarda la cosa da un altro punto di vista, trova anche in questo caso la benedizione in quello che sta succedendo. Può questa situazione diventare un'opportunità? Può diventare un'occasione per me? La natura ne sta approfittando per riprendersi i suoi spazi. L'inquinamento è sceso a dismisura. Hai considerato il fatto che tu hai l'opportunità di stare a casa tua con la tua famiglia, mentre c'è tanta gente che vorrebbe, ma non può perché deve uscire ogni mattina di casa per andare a lavorare. Non vedere la quarantena come una reclusione tra quattro mura, ma come il privilegio di poter stare al sicuro in casa tua. Sei riuscito finalmente a fermare il tempo. Accogli questa occasione per fare tutto quello che non riesci mai a fare. Gioca con i tuoi figli, ordina l'armadio, leggi quel libro, impara a suonare. Proviamo ad aiutare nel nostro piccolo chi ha bisogno. Quando vai a fare la spesa, chiedi alla nonnina che abita accanto a casa tua se ha bisogno di qualcosa. Nei supermercati, se puoi, riempi un cestino per chi in questo momento non può. Se puoi, metti, se non puoi, prendi. Regala serenità e sorrisi a chi ti è vicino e a chi ti conosce. Questo non significa essere insensibile alla sofferenza che si percepisce un po' ovunque. Tutti abbiamo un velo di preoccupazione dentro, ma dobbiamo cercare di mascherare la preoccupazione con un bel sorriso per alleggerire chi è vicino a noi. Prega. Prega come non hai mai pregato, senza se e senza ma e senza vergogna, perché oggi che abbiamo capito di essere tutti uguali, tutti piccoli e indifesi, non c'è chi ha più e chi ha meno, chi può e chi non può, siamo tutti uguali. Con la preghiera, oltre a ringraziare per quello che abbiamo, perché sì, abbiamo tanto, avviciniamoci a Dio e affidiamoci a Lui in tutto, così da sconfiggere le nostre paure, ritrovare la fiducia in Lui e non dimenticare che siamo figli della luce, non delle tenebre. La paura non ci appartiene. Buona Pasqua.